Buongiorno a tutti, eccoci al nuovo numero di Dimagrire, che è in edicola, dove parliamo moltissimo dell'istamina, che è una sostanza che è alla base della ritenzione. E quindi su questo numero parliamo di quello che si deve fare, di tutti gli accorgimenti per ridurre l'istamina e quindi per attivare i principi dimagranti. Per quanto riguarda la psiche, invece voglio parlarvi di quanto è importante vedersi, guardarsi. Arrivano tantissime email. Una dice: non mi guardo più allo specchio. Un'altra dice: io non mi peso. Un'altra dice: ah, io devo fare in fretta perché mi devo sposare e voglio arrivare magra al matrimonio. Un'altra più interessante dice che tutte le volte che faceva sforzi e fatiche per dimagrire, non ce la faceva. Ecco, noi dobbiamo cambiare il nostro modo di ragionare. Un'altra email mi dice: guardi, dottore, io ero a cena con delle persone e una persona che detesto mi ha detto: ma che pancetta ti è venuta? Mi è venuta una rabbia dentro, una tale rabbia. Si chiama Mara questa persona, che di punto in bianco, senza dire niente a nessuno, ho incominciato ad avere un rifiuto del cibo. Ogni volta che mi veniva fame, mi venivano in mente le parole di questa e mi diceva: ma che pancetta ti è venuta? Insomma, sono dimagrita per rabbia. Non ci crederà, ma ho ritrovato in pochissimo tempo il corpo che avevo a 25 anni, adesso ne ho 40. Sono bastate quelle parole. Perché quelle parole sono state importanti? Perché si è vista. Mentre quando glielo diceva suo marito non dava tanto peso, quando dicevano le amiche non dava tanto peso, quando ha detto quella persona finalmente si è vista, cioè si è vista con la pancetta. Si è vista ingrassata, si è vista imbruttita, si è vista non più snella, lineare come era stata, e senza titubanze è scattato il meccanismo dimagrante. Per questo bisogna, lo scriviamo su questo numero di dimagrire, bisogna guardarsi allo specchio, vedersela la pancia, senza criticarsi, senza accusarsi, ma vedersela, vedere il peso sulla bilancia. La bilancia è un valido aiuto perché in genere noi entriamo nel meccanismo dell'alibi, ma mi sembra di essere dimagrito un po'. Il peso te lo dice se sei dimagrito o no. L'altra cosa molto molto importante è ricordarsi che dobbiamo vivere la vita che stiamo vivendo senza alcun rimpianto. I rimpianti fanno ingrassare. Quindi non pensare alla vita che potevi avere, se sei sposato con la persona giusta o sbagliata, se la tua vita affettiva ha funzionato o non ha funzionato, come eri brava quando avevi 20 anni? No. Dimagrire si dimagrisce adesso. È la bellezza di adesso che stiamo cercando, non quella che è stata. Ecco, queste sono alcune delle chiavi, no? Delle porte di quel pensare magro che ci avvicina sempre di più al nostro peso forma, alla nostra linea, ma soprattutto alla nostra bellezza interiore. Perché quando ingrassiamo, noi siamo sempre in lotta con noi stessi. Passiamo le giornate a dirci: domani dimagrirò, domani mi metto a dieta, poi il giorno dopo magari iniziamo 2 ore, poi arriva un cioccolatino, poi arriva un panino. No, è uno stato mentale che dobbiamo avere in mente. Dobbiamo imparare a conoscere le calorie, sapere che l'istamina ci fa ingrassare, mangiare certi cibi e non altri, perché per esempio le infiammazioni tendono a cronicizzarsi e a trasformarsi in grasso. Ma tutte queste cose dobbiamo saperle perfettamente. Ma dobbiamo sempre ricordarci di noi stessi. Senza passioni, senza desideri, senza interessi, noi ingrassiamo automaticamente. Buona lettura. Volevo ricordarvi che accanto a Dimagrire questo mese abbiamo 2 libri. Uno dedicato ai frullati e ai succhi, i succhi bruciagrassi, no? La nostra cultura, soprattutto quella italiana, è abituata poco a utilizzare i frullati di papaya, di mango, le spremute di vitamine. Ricordiamoci che gli antiossidanti sono
dei potentissimi antinfiammatori. Fermare l'infiammazione significa fermare l'istamina significa automaticamente dimagrire. L'altro libro è Il pronto soccorso naturale del super dimagrante, no? Oggi ci si avvicina l'estate e c'è la corsa a dimagrire. Ecco, parliamo di un pronto soccorso super dimagrante, però andando verso il dimagrimento, ma con intelligenza, con la capacità di comprendere che, oltre alle cose che abbiamo detto prima, ci sono delle cose da fare con le calorie, con l'indice glicemico, e di questo si parla in questo libretto. Buona giornata a tutti.